Amici di Amoto Mio, benvenuto in questo video test sperimentale. Perché sperimentale? Perché andiamo ad illustrarvi un paio di guanti invernali riscaldati. Dici, ma oggi è il 20 di ottobre? In effetti sì, oggi è il 20 di ottobre e fuori in questa ottobrata di questo strano 2022 ci sono 20 gradi. Quindi per testare un guanto invernale riscaldato dobbiamo simulare un inverno, perché dobbiamo escludere di poter andare e tornare da Reykjavik in giornata. Tra l'altro oggi a Reykjavik c'erano 6 gradi, quindi neanche inverno pieno. Ma che cosa ci serve innanzitutto? I guanti da testare, e sono i guanti Clover Polar riscaldati. Attenzione, un guanto che già di per sé è un guanto invernale, ma l'aggiunta dei Polar è una batteria o un cablaggio, poi lo vedremo, che permette di riscaldare le mani su 3 livelli. Quindi torniamo al nostro esperimento. Che cosa ci serve per simulare un inverno? I guanti Polar, che adesso andremo a depacchizzare, aprire la scatola, una cavia, eccola che sta entrando, un elegantissimo portaghiaccio, del ghiaccio e, attenzione, per aggiungere tecnologia all'esperimento, un cronometro modernissimo. Procediamo? Procediamo. Come faremo a simulare l'inverno? Misureremo la temperatura corporea, si ricorda molto la parte Covid, ma fa niente. Misureremo la temperatura della mano di Fla prima di metterlo dentro nel nostro inverno simulato, ovvero nel secchiello del ghiaccio. Non abbiamo dello champagne? No. Ci dobbiamo infilare sull'automano. Benissimo. Poi Fla, che assolutamente voleva offrirsi come cavia, infilerà la mano, diciamo, per 20 minuti nel ghiaccio con la temperatura dei guanti settata sul medio. Il guanto Polar, che è oltre a invernale e diciamo riscaldato, è naturalmente anche impermeabile, perché adesso il ghiaccio è ancora la consistenza solida, ma pian piano si scioglierà. Crediamo che questo esperimento possa simulare, insomma, a contatto con il ghiaccio a 0 gradi, insomma, crediamo che questo esperimento possa simulare una trasferta invernale. Quindi procediamo, misuriamo la temperatura. Adesso poi la facciamo vedere. Allora, Fla 35,2 alla partenza, 35,2, lo facciamo vedere. 35,2 alla partenza dell'esperimento. Adesso Fla accenderà il guanto sulla potenza media. Ok, dentro la mano, e la mano verrà inserita nel ghiaccio. L'orologio serve per farvi vedere 7:19:05. Ecco qua. Parte l'esperimento, potenza media e guanto infilato dentro. Adesso prendo una delle telecamere e zoom un po' sulla manina di Fla infilata nel ghiaccio per, ricordiamo, abbiamo stimato un tempo di 20 minuti. Vuoi da bere? Certo. Ok, perfetto. Ok, procediamo. Bisogna sostenere il ragazzo. Ecco. Ma qualcosa da leggere? Ci possiamo pensare. Beh.
Com'è Fla? Temperatura? Oh, sta benissimo, mano asciutta, mano calda. E siamo a 10 minuti abbondanti di mano infilata nel ghiaccio. Passa il tempo quando ci si diverte. Passa il tempo quando ci si diverte. Il Polar di Clover nasce, come si può vedere anche dalla dimensione, come guanto invernale con l'imbottitura Tinsulate, quella l'imbottitura classica cui ci ha abituato Clover. Ma appunto il Plus, avendo infilato le batterie e potendolo accendere, è un guanto riscaldato e che quindi riscalda la nostra mano. Certo, qualcuno potrebbe obiettare, ma molte moto hanno le manopole riscaldate. Sicuro, il comfort però è soggettivo. Io per esempio con le manopole riscaldate, in milanese si dice piuttosto che niente, le mie piuttosto, cioè è meglio averle. Però con le manopole riscaldate la mia comfort zone non è soddisfatta al massimo, perché ho il palmo della mano caldo e il dorso tante volte freddo. Con un guanto naturalmente riscaldato, perché qui abbiamo dei filamenti di carbonio che girano e coprono tutta la nostra pelle, il comfort è sicuramente diverso. Dicevo, un guanto che nasce già come guanto pesante invernale, tra l'altro con una serie di plus, perché abbiamo anche il classico tergicristallo per pulire la visiera, e i due indici sono touch, cioè posso pastrugnare, a me se non concesso che sia una cosa così fondamentale, sul telefonino. Guanto invernale riscaldabile su tre livelli. La scheda tecnica, ma anche la confezione, parla di una durata che va dalle 2 alle 7 ore, 6 e mezza, 7 ore, a seconda se si sceglie la diciamo temperatura bassa, media, che è quella che sta usando Flavio adesso, oppure alta. Chiaramente le batterie hanno una durata, pur essendo da 3000 microampere, hanno una durata appunto limitata al massimo a 7 ore. Quindi Clover cosa ha pensato? Intanto che la batteria sia, come avete visto nella fase precedente del video, si possa togliere, il che facilita sia la ricarica sia il fatto di poter comprare un altro paio di batterie e inserirle dentro cariche. Poi però Clover dichiara anche che ci sarà disponibile aftermarket un cavetto per collegare i guanti alla batteria, quindi alla parte elettrica della moto, in modo tale che il riscaldamento invernale sia praticamente infinito fin quando la moto sta accesa. Rimangono comunque dei guanti invernali. Come appunto, appunto rimangono comfort percepito, interno spettacolare. Io la mano nel ghiaccio da un tot. Da un bel tot, mancano ancora 5 minuti alla fine del nostro test. Notevole all'interno, e la mano per adesso è asciutta e a temperatura ambiente assolutamente. Esatto, perché la membrana interna è impermeabile, naturalmente, perché sennò non avrebbe senso avere i guanti invernali che non siano impermeabili, e appunto il materiale è un materiale fortemente isolante per cercare di garantire il massimo comfort possibile. Sia che voi siate dei forzati dell'inverno, cioè che utilizzate la moto, lo scooter per andare a lavorare o per gli spostamenti di tutti i giorni, sia che voi siate degli appassionati dell'inverno e che vogliate guidare la vostra moto anche in condizioni di freddo estremo, si abusa di questo termine ultimamente, o in condizioni comunque di freddo, perché noi lo abbiamo provato nei nostri progetti mai d'inverno, quando poi devi tornare, ti infili in autostrada e ci stai 3 ore e magari ti fai 300 km a 100, come dice il codice, 130 all'ora, poi alla fine le mani, puoi avere tutti i guanti normali del mondo, ma le mani a un certo punto, mani e piedi di solito, ne soffrono molto. Quindi il plus della tecnologia, che con una batteria così di dimensioni veramente peso ridotto ti garantisce fino a 6 ore di comfort termico, è davvero notevole. Senza contare che comunque a 100 all'ora, a 0 gradi, la temperatura percepita è 30, per cui effettivamente un guanto di un certo livello ti permette di non poi morire. Le nostre conoscenze di fisica non mi permettono di capire qual è la temperatura percepita infilando la mano nel ghiaccio, però direi che per contatto
per contatto un secchiello pieno di ghiaccio potrebbe simulare. Sì, ma resisti. Chiudilo bene. E quindi a maggior ragione, no, ma infatti adesso guarda, te lo ricedo volentieri. Dicevamo, il contatto con il ghiaccio è una prova empirica, va bene, adesso poi nel corso dell'inverno ve ne parleremo anche in sella ad una moto, però ci piaceva parlarne perché abbiamo cominciato a testarlo, a utilizzarlo l'anno scorso sul finire dell'inverno e ci piaceva parlarvene prima che cominciasse la stagione fredda 2022-2023. Allora, il nostro tecnologissimo cronometro ci ha detto che sono passati 20-25 minuti con la mano infilata dentro nel ghiaccio. Adesso poi ve lo facciamo rivedere. Proviamo a togliere la mano. Partivamo da una temperatura. Allora, il Conte Dracula qua mi segna 32,4, però vi ricordate, siamo partiti da una temperatura di quella mano di 35. Adesso togliamo il guanto, vediamo la temperatura superficiale del guanto per curiosità. Talmente bassa che neanche la registra. Beh, anche perché questo è un termometro da pelle, va bene che il termometro in pelle. Siamo saliti a 36 gradi, quindi non solo la mano non si è raffreddata, vediamo. La mano fuori dal ghiaccio 32,3, la mano dentro al guanto riscaldato, temperatura media nel ghiaccio 36, 35 e 9, 35 e 9. Direi che il nostro esperimento empirico sull'inverno simulato ha funzionato e quindi questa prima prova, questo primo approccio sui guanti Polar è molto molto soddisfacente. Naturalmente, come è di nostra abitudine, li utilizzeremo, certo, per tutto l'inverno. Flavio farà l'enorme sforzo, quando usa il suo GS tutto super accessoriato, di non accendere le manopole riscaldate, riscaldabili, e di utilizzare i Polar, e ci risentiamo, ci rivedremo per un altro video verso gennaio, febbraio, nel pieno dell'inverno, per capire qual è il risultato di utilizzo ottimale. Torniamo a ripetere, 25 minuti, è ghiacciato il guanto, con la mano infilata in un secchiello da 1,25 kg di ghiaccio. Come faccio a sapere che è 1,25 kg? Perché l'abbiamo comprato da una nota marca lunga che lo vende. Quindi 1,25 kg di ghiaccio, mano infilata dentro. La temperatura della mano di Flavio è salita da 35,5 a quasi 36 gradi, cioè non è scesa. Empirico? Ascolta, ma mi merito una birretta adesso. Si merita una birretta. Oh. Alla salute, a moto mio, inverno simulato, provato davvero, guanti Clover Polar, il nome è tutto un programma. Siamo pronti a partire per l'inverno 2022-2023. Ringraziamo anche il ghiaccio. Ciao!